Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione a cura della redazione del Corriere di Sciacca.it. L'assessorato regionale all'economia ha trasmesso al comune di Sciacca una nuova bozza della manifestazione di interesse relativa alle terme. Sollecitando un riscontro al comune di Sciacca, l'assessorato ha trasmesso un documento che è diverso da quello di 2 settimane fa. Ne ha dato notizia questa sera il sindaco Francesca Valenti nel corso del consiglio comunale aperto, richiesto da 15 consiglieri comunali. Tra le modifiche, quella evidenziata alcuni giorni fa nel corso di un incontro con il Comitato Civico Patrimonio Termale, ovvero la nomina della commissione che deve valutare le proposte, dove viene prevista in questa nuova bozza la presenza sia di dirigenti dell'amministrazione regionale che di rappresentanti del comune di Sciacca. E intanto fa discutere la scarsa presenza di consiglieri e di cittadini alla seduta aperta di ieri sera nel Consiglio Comunale aperto sulle terme. Presenti solo 11 consiglieri su 24, assenti anche molti di quanti avevano richiesta questa seduta. Il Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca ha espresso il proprio rammarico per quella che può definirsi un'occasione perduta per iniziare a percorrere tutti insieme, sia pure nella diversità delle posizioni, quel percorso unitario sulla via dell'indignazione e dell'azione che è indispensabile per arrivare a una soluzione concreta nel problema delle terme chiuse. Il comitato va oltre al rammarico per l'assenza di 13 consiglieri comunali e si sofferma anche sul fatto che anche la cittadinanza è stata ancora una volta assente a questa importante riunione. Gli agenti della Polizia di Stato di Sciacca hanno denunciato per furto aggravato un rumeno di 40 anni che, introducendosi all'interno del Grand Hotel delle Terme, aveva danneggiato una vetrata e rubato il modem di un impianto di videosorveglianza. Poliziotti, attraverso la visione dei filmati, hanno identificato l'autore del furto e lo hanno rintracciato all'interno di un edificio abbandonato di Contrada Muciare. Ieri sera i carabinieri della stazione di Burgio hanno denunciato un trentenne del paese per coltivazione di cannabis. I militari hanno scoperto una rigogliosa coltivazione di canapa indiana con piante alte 1,5 metri. Sono in corso adesso gli accertamenti chimici volti a verificare il valore del principio attivo presente nello stupefacente e a stabilire il numero di dosi ricavabili. Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, questa mattina ha scritto al presidente della regione siciliana e all'assessore Ruggero Razza chiedendo che l'ospedale di Sciacca sia individuato come sede di una stroke unit dove si utilizzano sistemi di monitoraggio continuo di parametri vitali, trattamenti di rivascolarizzazione, percorsi di riabilitazione precoce e cure predefinite omogenee secondo protocolli diagnostico-terapeutici per il trattamento precoce di ictus acuto. Una richiesta che fa seguito alla scelta dell'ospedale di Castelvetrano. Questa mattina il deputato regionale Matteo Mangiacavallo ha incontrato l'assessore Razza e ha avuto rassicurazioni circa il riesame di un provvedimento adottato da un'apposita commissione. Mangiacavallo, accompagnato dal dirigente medico Giovanni Di Vita, ha spiegato che la scelta assunta si scontra con la presenza al Giovanni Paolo II, che è struttura DEA di primo livello, di unità operative salvavita che sono compatibili con lo stroke destinato al trattamento degli ictus acuti. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.